Quello che io ho ricevuto stasera, no, dall'associazione è, allora, cioè, in trasparenza, tutto il percorso che lei ci ha fatto fare della conversione di Paolo, della vocazione di Paolo, mi è sembrato una metafora grande di quello che è il percorso di ogni vocazione, di ogni conversione, di ogni persona, cioè il cammino di ciascuno di noi, quello che dovrebbe essere per arrivare a quella conversione esistenziale, no? Cioè che è relazione completa, intima di ciascuno di noi con Gesù, con l'essere, ecco. Al di là di quella che è la vocazione originale di Paolo, come dovrebbe essere originale la vocazione di ciascuno di noi. Però mi sembra che, mi sembrava di sentire quando lei diceva questo ha fatto Paolo, che vuol dire questo, questo. Ecco, quel vuol dire è quello riferito a ciascuno di noi. E io ho letto questa sua impostazione in questo modo. Ha letto bene, sì. Beh, non io a dire il vero, ma partendo appunto dall'elaborazione che Paolo dopo fa di quello che gli è capitato, in Certamente. E modo la particolare. differenza fra Luca che racconta Sì, e Paolo che è dice, questa. cioè Paolo dice quello che è capitato a lui, Luca quello che ha visto, che vedono, che sì, che vedono gli altri. Sì, Ecco, sì, sì. però. Con una, diciamo così, profondità teologica che nasce da questo incontro, chiaro, Ma ma che certo, Paolo perché ci vuole poi. l'uno e l'altro, Sì. chiaro, perché altrimenti uno può essere troppo Sì. personale in quello che dice, invece Certo. l'altro media magari questa cosa. Sì. E quello che viene fuori da questo tentativo di Paolo stesso di riflettere su sé, ma allargando la prospettiva a tutti, è precisamente questo, cioè tra noi e Dio c'è una relazione che ci precede prima del nostro concepimento, che nei testi rivelati viene detto con la parola effettivamente difficile, un po' ambigua per noi, di predestinazione. Predestinazione, io lo tradurrei il desiderio, ecco, c'è una relazione d'amore nei nostri confronti, a tal punto che ci ha messo al mondo così per pura grazia, senza chiederci nulla, perché ci ha voluto bene in anticipo, ma in quel voler bene c'è già un desiderio per cui poi lui ci ha guidato nella vita, ci ha plasmato fin dal seno materno. Quindi la vocazione per ciascuno di noi non è da intendere come talvolta sembra che le persone intendano, a partire dal loro linguaggio, quasi fosse una cosa, no? Questo ragazzo, questo giovane ha la vocazione. La vocazione non è una cosa, ecco, è una relazione, nasce meglio da una vocazione. Scusa, da una relazione affettiva. Dio si compiacque di rivelare in me, quindi c'è un desiderio buono da parte di Dio e quella, diciamo così, quel disegno di cui si parla anche nelle scritture, che poi è diventato un canto, ricordate Chieffon, in Comunione e Liberazione, tu avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo e quel canto si intitola Il disegno, però attenti, corrisponde al testo, ma non significa un copione, quasi che in cielo c'è un copione dove c'è scritto per filo e per segno ciò che ci capiterà nella vita, o letto in un altro modo, ciò che noi dovremo fare, quindi c'è già scritto e noi dobbiamo semplicemente scoprirlo e attuarlo per il nostro bene. Questa è una visione ingenua, ingenua del rapporto con Dio. Se è relazione, significa che in lui c'è un desiderio, ma a priori c'è un rispetto della nostra libertà. Quindi è
nell'incontro e talvolta scontro tra le due libertà che sgorga quello che sei nella vita. Quindi non è un copione che c'è scritto e io devo scoprire e attuare altrimenti. Altrimenti cosa? Se ti ha voluto bene così, cioè a tal punto da farti libero vuol dire che lui stesso, tra virgolette, ma non troppo, si è limitato. Per far spazio a te libero, lui ha rinunciato a qualcosa. Cioè, non ti ha messo al mondo come un pezzo di legno, per cui va bene, ti ha messo al mondo, ma fa lui. Non ti ha messo al mondo come una scimmietta piuttosto che un cagnolino, creature bellissime se si vuole, però non libere, non pienamente consapevoli, non capaci di piena avvertenza e deliberato consenso. Ti ha messo al mondo libero vuol dire che fino alla fine della tua vita rispetterà, anzi valorizzerà la tua libertà. E nel momento in cui uno resiste alla vocazione, perché anche questo si può, se siamo liberi, nel momento in cui lui, una persona rinnegasse addirittura quel desiderio che Dio ha su di lui o su di lei, questo non vuol dire immediatamente che Dio stacca la relazione. Se Dio staccasse la spina, tanti saluti a tutti. Se sei vivo vuol dire che Dio ti dà ancora chance. E mai fatto peccato mortale, Dio ti dà ancora chance. Parabola del figlio il prodigo. E mai rinnegato quello che sei, Dio non voglia, no? Hai rotto il tuo matrimonio o hai rinnegato la tua consacrazione sacerdotale. Non per questo Dio smette di amarti. Non per questo la relazione tra te e Dio diventa inferno. Hai sbagliato? Bene, sei condannato all'inferno, già su questa terra. No, ci sono delle conseguenze, chiaro. Non è tutto uguale. Se tu fai del male, se rinneghi quello per cui Dio ti ha messo al mondo, Dio ti ha plasmato nella tua vita, ti ha dato quei genitori lì, ti ha fatto incontrare quella donna lì, ti ha fatto incontrare quel prete lì o quella suora lì, e da lì è sgorgato il piano, diciamo così, il progetto di vita, la scelta. Bene, se tu rinneghi questo, crei sofferenza. Sofferenza in chi vuoi far soffrire, e lì, diciamo così, il rapporto matrimoniale immediatamente si offre come esempio. Io prima amavo questa persona, adesso la odio. Si arriva talvolta anche a questo punto. Quindi voglio farle del male, andiamo per avvocati. E poi a soffrire i primi sono gli innocenti, i bambini. La mamma e il papà non si vogliono bene per causa mia. E soffre quel bambino lì, anche se i due non vogliono farlo soffrire, vogliono un bene dell'anima ai loro bambini, tutte e due, però il male è così, è cancerogeno, si dirama, prende dentro tutto. I genitori, ma noi abbiamo dato l'esempio, guarda qui cosa è successo, un disastro, colpa nostra, non è detto, anzi. Ecco, quindi, diciamo così, si può resistere a Dio, e chi resiste a Dio va in questa direzione di creare sofferenza fuori e anche dentro di sé, perché se, appunto, se Dio ti ha plasmato fin nelle fibre più profonde, quando rinneghi il desiderio di Dio, tu stesso stai male, in termini di rimorso, in termini di depressione, dopo, però non è finita. La bellezza del nostro Dio, l'Evangelion che Gesù ci ha donato su Dio è esattamente questo. Tu puoi staccarti da Lui, ma Lui non ti rinnegherà mai, perché non può rinnegare se stesso. È padre o madre, che è la stessa cosa per Dio, e tale rimarrà per sempre, anche se tu ti stai allontanando. La parabola del figlio il prodigo è sintomatica per comprendere appunto questa
questa relazione d'amore che non è un copione, che non è una cosa, ma appunto è una relazione. Il figlio si allontana, il padre rispetta in tutto la volontà del figlio, anche se sa che via da lui c'è sofferenza, perché quel padre è Dio e via da Dio non c'è possibilità altra se non quella di soffrire, di far peccato, di seccare, la vita ai tralci. Però quando il figlio ha fame, e non è Dio che gli manda la fame, è lui che rinnega se stesso, se sta al nostro ragionamento, è lui che ha rinnegato la sua vocazione. No? E soffre, ma in quel momento Dio è già lì. Oserei dire che persino nel peccato mortale che uno diceva, Dio è lì, sei tu che sei altrove, ma Dio è lì. Quando il figlio infatti dice mi alzerò e andrò da mio padre, il padre è già sulla strada, che vuol dire questo. Ecco, quindi fosse pure, diciamo così, un momento di rinnegamento totale di quello che sei e quindi di peccato, ricordati che Dio è misericordia. E quindi c'è possibilità di ritorno, c'è possibilità di riniziare, anche per chi fa cose davvero brutte, a partire dal rinnegare la propria vocazione, dallo sfasciare un matrimonio, c'è speranza. Dio è lì. Ecco, questo dovrebbe davvero rincuorarci rispetto a certe storie in cui, certe vicende di vita in cui uno dice: ma qui è una vita bruciata. No, c'è speranza. In Romani 8, quando poi dice, poiché quelli che ha conosciuto in anticipo li ha predestinati a essere conformi all'immagine e via via via, qui sembrerebbe che lui si rivolga solo a una certa categoria di persone, invece no, queste cose bellissime che lui dice sono per tutti. Sì. Ecco, è anche Nella lettera ai Romani la sua prospettiva è sull'umanità, certo. sì, mentre in Galati, in Prima Corinzi sta parlando della sua vocazione, lì sta parlando della vocazione alla santità di tutti, cioè fosse per Dio tutti dovremmo diventare santi. Santi non nel senso appunto dei separati, ma come il figlio, capaci di vivere da figli. Ecco, fosse per lui, noi abbiamo la possibilità reale di diventare così, come il figlio suo. E questa è l'azione dello Spirito. Esattamente. E la sua vicenda, la vita è testimonianza.